Alessandro Catania è affascinante il ruolo del preparatore dei portieri, e soprattutto è un ruolo che sta emergendo sempre più negli ultimi anni, perché cresce anche l'attenzione dei ragazzi per il ruolo dei portieri. Sì, diciamo che adesso il portiere viene chiamato portiere moderno, perché per metodologie, per attitudini e quant'altro, adesso il mondo del portiere, del preparatore dei portieri, è diventato sempre un lavoro più alto. Senti, dividiamo due step. Durante la settimana il lavoro del preparatore, in che cosa consta, e soprattutto ti abbiamo visto all'opera prima della partita del vice regionale con i tuoi portieri. Sì, allora, prima di tutto, iniziando da inizio stagione, per formare i giovani portieri ovviamente bisogna lavorare sulle capacità coordinative, sviluppo della motricità e quant'altro, tecnica specifica di ruolo, e ovviamente se non ho queste catene di allenamenti non si può avere il portiere formato nel settore giovanile. Stiamo parlando di giovani atleti, giovani che escono anche fuori dall'attività di base, perciò bisogna portarli poi nella fase agonistica a diventare proprio per il medico, attraverso, come dicevo poc'anzi, attraverso gli sviluppi delle capacità coordinative, anche condizionali a carico naturale, sviluppo della motricità, inizio dei lavori di flessibilità, e ovviamente non può mancare la tecnica specifica del le tecniche specifiche dei portieri. Quanto ami fare questo lavoro? Perché tu lo fai con grande passione, però mi piacerebbe sentirlo dire dalla tua bocca. Amo tantissimo fare questo lavoro, già da quasi 25 anni che sono sui campi e do tutto me stesso. Amo i ragazzi, amo i miei atleti e cerco di dare ogni giorno qualcosa in più. Ovviamente per quello che ho nel mio bagaglio di esperienza, nel mio vissuto, cerco di dare un'impronta dell'atleta sia dentro il campo ma anche fuori dal campo, per aiutarli in proseguo migliore nel futuro e proprio farli diventare propri atleti, perché comunque il calcio, non dimentichiamo mai che è sempre una disciplina, la disciplina va rispettata.